La sanità calabrese è commissariata da quasi 11 anni. Il generale dei carabinieri in pensione, Saverio Cotticelli, è il commissario ad acta da quasi 2 anni, nominato dal primo governo Conte. Perché la Calabria è zona rossa? Non lo so, i numeri non dicono questo. Quindi secondo lei non c'è emergenza sanitaria in questo momento in Calabria? L'emergenza sanitaria c'è dappertutto, in tutta Italia. La Calabria non dovrebbe essere zona rossa? La Calabria, per ora non mi pare che ci sia questo problema numerico. La Calabria oggi non ha un piano Covid. Lei è il responsabile del piano Covid. No, le spiego subito, non è così, dottore. Io non sono il responsabile. Hanno sbagliato a fare, si sono dimenticate, c'erano due regioni commissariate. La Calabria e il Molise. Per cui si sono dimenticati e hanno dato l'incarico al Presidente della Giunta. Il disavanzo della sanità calabrese è di 160 milioni di euro. È mai possibile che lei e i suoi predecessori in questi 11 anni non siate riusciti ancora a completare questo piano di rientro? Nel 2019 hanno portato un debito che era rimasto nascosto dal 2014 di 110 milioni di euro. Chi è che l'aveva nascosto? Ah, non lo so. Io ho chiesto l'intervento della Guardia di Finanza. Lei a giugno si accorge che non c'è il piano Covid. Esatto. E cosa fa? Faccio un quesito al Ministero e dico: chi è che deve fare il programma operativo Covid? Ce l'ha qui questo parere? Il parere ce l'abbiamo. Lo vediamo? Sì. Maria, la devi finire, tu devi andare preparato quando vai là. Dammi il parere del Ministero. Perché? Per il programma operativo Covid, 27/10/2020. Ministero della Salute, dell'Economia e delle Finanze. E cosa le dicono? Chi deve farlo sto piano? Io. Dice, nelle regioni sottoposte a piano di rientro e commissariate, il potere e dovere di predisporre e adottare il programma operativo Covid-19 compete esclusivamente alla struttura commissariale. 2 milioni di cittadini calabresi non hanno un piano Covid perché il Ministero le ha risposto con 3 mesi di ritardo. Non è così, dottore. E allora cos'è? Allora perché non c'è il piano? Il piano lo sto realizzando io e la settimana prossima è pronto. Si rende conto che questa è una cosa grave? Che cosa le devo rispondere, dottore? Domani mattina io sarò cacciato da qui. Prima del Covid la Calabria aveva 107 posti di terapia intensiva. Adesso quanti sono? Li abbiamo raddoppiati. Sta dicendo che i posti in terapia intensiva oggi sono 214? Sono 150 già attivati, ma siamo pronti ad implementarli ancora. Adesso non mi ricordo esattamente il numero. Ma le dico io che il numero vero è 113, secondo quanto dicono tutte le strutture sanitarie che hanno in carico queste terapie intensive. Ma adesso lo verifichiamo, le do il dato esatto, dottore. 280 sono i posti che il piano nazionale prevede che la Calabria debba avere in terapia intensiva. Arcuri aveva detto fate i bandi entro il 3 novembre, di questi bandi non c'è traccia. Adesso stiamo verificando che siano fatti. Quindi non ci sono. Ma adesso non mi sono ancora documentato, ma le do la risposta al stretto giro. Ok. Dovevano essere fatti entro il 3 novembre. Eh sì, ma ci siamo. Quindi ci sono o non ci sono? Quanti posti letto di terapia intensiva abbiamo attivato, Marie? Secondo il nostro... attivati quelli che hai previsto nel piano. Quelli che ho previsto nel piano li sappiamo. Quindi non mi faccio fare la figura del coglione là, dottore. Ma io voglio sapere, non quelli che sono previsti nel piano, quelli di so. Io voglio sapere quelli che sono attivi oggi. Vuoi sapere quanti posti letto di terapia intensiva? Già attivati, lo sapete. Ci sono oggi. Oggi. 55 posti letto attivati per un totale di 161. La fonte di questa informazione qual è? No, io faccio un altro mese, faccio uscire.